Raga, guardate, attualmente mi trovo nella mia casa al mare e voi non potete minimamente capire quante formiche ci sono. Cioè, verso il lavandino qui da questa parte, raga, c'è un esercito di formiche. State, guardate, sono mille formiche. E la mia domanda adesso è: se io gli dessi un pezzo di cibo, quanto tempo ci metterebbero a finirlo? Scopriamolo insieme. Come cibo, ragazzi, prenderemo un piccolo pezzo di pane. Anzi, facciamolo ancora più piccolo. L'ho diviso in quattro. Prenderò questo che è il più piccolino. Appoggiamolo qui in mezzo e aspettiamo 10 minuti. Sono passati 10 minuti, raga. Andiamo a vedere a che punto è il pezzo di pane. Guardate, raga, è completamente pieno di formiche. Se lo stanno piano divorando. Secondo me dobbiamo aspettare ancora un po'. Aspetteremo 30 minuti. Secondo me tra mezz'ora il pezzo di pane non c'è più. Non c'è più. Raga, ho trovato qualcosa. Raga, ho trovato un gatto. Ci sono dei gatti abbandonati, non ci credo. Guardate che belli, raga. No, non scappate, ragazzi. Oddio, stanno male. Guardate gli occhi di quello. Pupo, no, ti voglio bene. Ma raga, ce ne sono altri di là. Vedete, un nero cucciolo e un gatto bianco e nero. Questo un po' più grande. Raga, sono tutti randagi. Sono scappate anche un po' per Ugo. Adesso ho chiuso Ugo in camera, così che possono stare più tranquilli. Ce n'è un altro qui. Ti vuoi far accarezzare da me? Raga, questo non ha paura di niente di nessuno. Già, piccolo. Ma come ti chiami? Come sei bello. Raga, non ha paura di farsi accarezzare. Ha una zampina un po' rotta. Ciao. Hai fame? Come lo possiamo chiamare, raga? È molto simile a un gatto che trovai l'anno scorso abbandonato, che l'avevo chiamato Gilberto. E poi dopo l'avevo portato in un'associazione di adozioni e l'aveva appunto adottato una famiglia. Raga, è identico spiaccicato a Gilberto. Gilberto 2. Ed è l'unico che non ha paura di me, che si fa accarezzare. Sei bellissimo, Pupo. Adesso gli vado a prendere qualcosa da mangiare, sia per lui che per gli altri gatti. Sei stato bravissimo, Ugo. Sei un eroe. Sono andato a comprare dei croccantini apposta per i gatti. Prendiamo un bel bicchierino di plastica. Vedete come sono piccoli? Quindi adesso riempiamo i bicchierini. Uno e due. E adesso diamoli ai gatti. Ciao Gilberto, guardate come chiede da mangiare, raga. Tieni, piccolo, mangia. Bravo, mangia i crocchini che devi crescere. Guardate come mangia, raga, è affamatissimo. Sono proprio abbandonati questi gatti. Vedete che è già felice. Andiamo dagli altri. Ciao ragazzi, vi lascio dei crocchini. Piccolo, tieni. Guardate come sono affamati tutti quanti. Ne metto anche un po' di qua. Guardate ragazzi, sono tutti affamatissimi. Hanno molta molta fame. Sono sicuro che molto presto farò amicizia con i gatti. E forse la farà anche Ugo. Hai per degli aggiornamenti?